Amici e amiche di BPM Power, ben trovati, ma soprattutto un ben ritrovati agli appassionati di hardware. Come alcuni di voi già sapranno, è da qualche tempo che sono in lavorazione le memorie DDR5 per desktop. Fra i produttori che stanno lavorando a questa nuova tecnologia spicca sicuramente Team Group, il quale sta sperimentando nuovi moduli non solo in ambito desktop, ma anche in quello dei notebook, dei NAS o dei mini PC. L'azienda, che ha sede a Taiwan, ha recentemente dichiarato di aver messo a punto la prima SODIMM basata sul nuovo standard DDR5 ed è stata già pronta ad essere sottoposta ad Intel e AMD per il necessario processo di verifica e validazione. Se non lo sapete, le specifiche delle DDR5 SODIMM sono simili a quelle delle controparti desktop, quindi si parla di capacità minima di 16 GB per singolo modulo, una tensione operativa di 1,1 V, una frequenza di 4800 MHz, insomma, molto performanti. Le DDR5 supporteranno anche la tecnologia di Error Correcting Code direttamente sul DIR, a differenza delle DDR4 che richiedono un chip dedicato sul PCB. Per quanto invece concerne i nostri produttori principali di CPU, quindi AMD e Intel, non abbiamo ancora un rilascio ufficiale di notizie, ma si prevede che adottino questo nuovo standard molto molto velocemente, già probabilmente nel 2022, perché DDR5 arriveranno in ambito mobile e desktop con le nuove CPU della serie Alder Lake, che sono in arrivo già forse a metà dell'anno. Mentre AMD dovrebbe procedere con le prossime CPU Ryzen basate sull'architettura Zen 4. Chiaramente le tempistiche sono completamente misteriose, i chip desktop potrebbero debuttare entro quest'anno e le soluzioni mobile arrivare l'anno prossimo. C'è da dire che il coronavirus e l'epidemia hanno rallentato il tutto. Comunque, entro il 2021 dovremmo già iniziare a vedere qualche nuovo modulo RAM DDR5. Io vi ringrazio per averci seguito, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, a mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Mi raccomando, supportateci, mettete un mi piace anche a questo video. Ciao, alla prossima! Grazie.